a distanza di anni della meglio, la primavera araba. Questa primavera araba certamente ha dato una nuova apertura alla Tunisia, e con tanta libertà, con più libertà di espressione, anche di possibilità di vivere più chiaramente, con più libertà, anche la religione, sempre dentro i limiti. Ha dato la possibilità al popolo tunisino di prendere coscienza di essere un popolo con i suoi principi, con i suoi valori, che forse prima non erano riconosciuti a causa di una dittatura che c'era. Che possiamo dire che è stata molto positiva. Il Papa ha posto molta attenzione alle periferie e anche lui si è definito un uomo arrivato dalla fine del mondo. Secondo lei quali risorse e valore ha essere minoranza? Prima di tutto la minoranza, essendo un piccolo gregge come è chiamato, prende coscienza della sua missione in un modo molto più grande. Una cosa è essere cristiani in un mondo cristiano e essere un piccolo gregge in una maggioranza musulmana. Allora la prima cosa che dobbiamo capire è che noi siamo un po' il sale della terra. E il sale, una piccola quantità che dà un senso alla grande massa che è il mondo islamico che viviamo noi. Se siamo veramente convinti di essere il sale della terra, della Tunisia, abbiamo una massa immensa davanti a noi sulla quale possiamo influire con la nostra vita, con i nostri principi, con i nostri valori. È tutta questione di convinzione e di fede. Essere convinti che malgrado il nostro piccolo numero abbiamo una grande, grande missione da compiere. E allora cosa fare di più nel percorso di integrazione e dialogo tra le religioni? Può darci qualche esempio pratico che viene condotto presso il territorio della vostra arcidiocesi? Prima di tutto non aver paura di essere una minoranza, anzi ci spinge a mettersi in evidenza per essere veramente questo sale della terra. Secondo, ciò che è molto importante, è constatare che questa piccola minoranza è sempre più richiesta nella società tunisina. Siamo sempre più invitati a partecipare a delle conferenze, a dire il punto di vista della Chiesa sui problemi mondiali o sui problemi della Tunisia, come la libertà, come il perdono, e soprattutto anche con le nostre scuole, dove gli alunni sono tutti musulmani, i maestri sono tutti musulmani, ma i direttori delle scuole sono cristiani e hanno davanti a loro un pulpito formidabile di 1.000-1.500 alunni e tramite i bambini anche gli alunni, dove ne possono far passare i principi religiosi della Chiesa e del Vangelo senza nominare Gesù Cristo, il Vangelo e tutto questo. Credo che sia una missione molto molto bella, delicata, perché non abbiamo questa libertà di espressione come vorremmo averla, però è molto più sincera. La nostra predicazione è una predicazione di vita, non dobbiamo parlare tanto con le parole piuttosto che con le nostre azioni e la nostra vita. La nostra vita è unica. E da noi in Tunisia siamo condannati ad avere la predicazione più bella, mostrare con la nostra vita il bel volto di Cristo. L'unica predicazione, quella più sincera e anche la più difficile.